L'associazione Un Filo per la Vita Onlus è stata fondata nel 2005 per volontà del presidente Sergio Felicioni insieme ad altre famiglie con malati di insufficienza intestinale cronica benigna. Non essendoci organizzazioni di supporto, si sono unite per cercare insieme una soluzione a tale problematica. Dal 2005 abbiamo organizzato molteplici iniziative a scopo benefico e 8 convegni per fare incontrare famiglie, operatori sanitari, medici e ricercatori. Parlare di ricerca, divulgare informazioni sulla patologia e sulla terapia della nutrizione artificiale. Nel 2012 abbiamo dato avvio alla fondazione di una eccellenza internazionale di pazienti, malati di insufficienza intestinale cronica benigna e di nutrizione artificiale domiciliare, denominata PACIFAN. Coinvolgendo pazienti e famiglie di 9 paesi, dalla Svezia agli Stati Uniti fino all'Australia e Nuova Zelanda. Tutti i nostri convegni e eventi hanno l'obiettivo di coinvolgere a livello nazionale ed internazionale il mondo della ricerca, il mondo delle professioni sanitarie e il mondo associazionistico della nutrizione artificiale intorno alle problematiche ed esigenze dei malati di insufficienza intestinale cronica benigna. Nel 2014 Un Filo per la Vita ha aperto anche a pazienti adulti. Le nostre attività comprendono assistenza a pazienti e familiari, supporto legale, assistenza sanitaria, formazione e divulgazione. I nostri pazienti sono malati rari ma non riconosciuti. In Italia vi sono circa 800 pazienti in nutrizione artificiale domiciliare per insufficienza intestinale cronica benigna, di cui circa 150 sono pazienti in età pediatrica. L'insufficienza intestinale cronica benigna non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Non esiste diagnosi di insufficienza intestinale cronica benigna. La insufficienza intestinale cronica benigna non è nell'elenco delle patologie rare. Non esiste codice nosologico che ne consenta l'identificazione amministrativa. Un Filo per la Vita ha pertanto intrapreso il difficile e complesso iter per ottenere il riconoscimento quale malattia rara. Sono state pertanto poste in essere azioni ed iniziative per aumentare la conoscenza della patologia e sensibilizzare le istituzioni per far sì che il Servizio Sanitario Nazionale riconosca la malattia come rara. Una di queste iniziative è stata l'evento organizzato presso la Camera dei Deputati in occasione della Giornata Nazionale sulla Insufficienza Intestinale Cronica Benigna e incontri istituzionali presso il Senato della Repubblica. Un Filo per la Vita si impegna affinché l'insufficienza intestinale cronica benigna venga riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale quale malattia rara. Garanzia di accesso a cure appropriate, omogeneità del trattamento di cura sul territorio nazionale. Un Filo per la Vita Onlus.